Buonasera, buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento. Il personale sanitario dedica la propria vita alla cura dei cittadini, molto spesso però è vittima di violenze, aggressioni, turni massacranti. Intanto arriva un'apertura da parte del Viminale a proteggere coloro che dedicano la loro vita per la salute degli altri. In studio la dottoressa Giuseppina Tommasielli, medico di base, già componente di crisi per l'unità per la regione Campania, per l'unità del coronavirus. Buonasera dottoressa. Buonasera, buonasera. E il presidente dell'Ordine dei Medici di Napoli e Provincia, Bruno Zuccarelli. Buonasera a voi. Buonasera. In collegamento con noi Antonio Postiglione, direttore generale per la tutela della salute e il coordinamento del sistema sanitario regionale. Buonasera direttore, grazie per essere collegato con noi. Buonasera, buonasera a voi, grazie per l'invito. E buonasera a Claudia che ci dice come i telespettatori potranno interagire con noi. Buonasera, buonasera ai telespettatori che ci seguono da casa. Vi ricordo che nel corso della puntata potete contattarci tramite il numero WhatsApp di Televomero 339-4628-565 o tramite email all'indirizzo redazione@televomero.it. Potete interagire con noi anche attraverso i canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, scaricare la nostra app sui vostri siti mobili, sui vostri dispositivi mobili e visitare il sito www.televomero.it. Grazie Claudia, quando ci sono domande interverrai. Intanto prima di entrare nel vivo della discussione e analizzare un po' la materia a 360 gradi, vediamo insieme la copertina firmata per noi dalla collega di Radio 24, Laura Vigiani. A volte un passo indietro può aiutare soprattutto se si tratta della sicurezza del personale sanitario, da tempo bersaglio di violenze in tutta Italia. La questione è arrivata sui tavoli ministeriali e ha portato ad una decisione: sarà ripristinato negli ospedali il posto di polizia. Certo non sarà una soluzione e non ci si può attendere che da sola questa misura consenta di prevenire aggressioni in un mondo tanto complesso come quello della sanità, dove l'esasperazione spesso arriva alle stelle. In gioco c'è sempre la vita di qualcuno e bisogna fare i conti con diversi tipi di persone, ma anche con un'organizzazione che ha più di qualche falla e andrebbe ritoccata, perfezionata a favore degli utenti e del personale sanitario. Ringraziamo la collega di Radio 24 Laura Vigiano che mette in luce tanti aspetti del problema. Dottoressa, durante la pandemia i medici sono stati definiti i nostri eroi. Voi non volete essere eroi, volete essere persone a servizio della collettività, ma volete anche poter lavorare in maniera ottimale. Sì, questo è abbiamo assistito a questo cambio violento della percezione dei medici, che effettivamente in pandemia erano stati in qualche modo sannati, in qualche modo gratificati, ma poi subito dopo aggrediti, malmenati, ed è veramente la spia di un malessere generalizzato che certamente riguarda la percezione molte volte che si ha della sanità ed è veramente un elemento che non ci lascia poi lavorare in modo tranquillo. Io credo che i colleghi nei pronto soccorsi, i colleghi nelle guardie mediche, i colleghi negli ospedali fanno e danno il meglio di quello che possono fare stante certe condizioni. Quindi l'ultima cosa da fare è certamente aggredirli e invece far passare il messaggio che è solamente la collaborazione che può portare a soluzione in un momento difficile per la sanità italiana. Presidente Zuccarelli, l'apertura del governo con il ripristino dei presidi di polizia nei pronto soccorso, soprattutto degli ospedali più grandi, può essere un inizio, ma da solo non basta. È cambiato uno scenario. Fino a pochi giorni fa i briefing in prefettura ci dicevano immancabilmente che mancavano le risorse, i poliziotti e i carabinieri, perché bisognava levarli dalla strada. Ora improvvisamente
con un switch, con un miracolo, ci troviamo i poliziotti e i carabinieri che possono andare in un pronto soccorso. Questo può essere se si va a regime, perché tra l'altro si è parlato solo di 3 ospedali, ma come ha ricordato bene la collega Tommaselli, parliamo delle guardie mediche, della continuità assistenziale e sono tante le strutture sanitarie a rischio. Questo può essere un elemento, sperando che però non ci arrivi il poliziotto a fine carriera, con magari una mole proprio non proprio snella, agile, in modo tale da poter intervenire e che possa essere collegato con un campanello con le forze di polizia per farli intervenire immediatamente in una rete con le guardie giurate, che è vero che sono a guardia delle cose, ma possono sicuramente allertare e dare una mano per intervenire. Infatti ci sarà proprio un patto anche con le aziende ospedaliere, con le ASL di competenza, per cercare appunto di mettere a punto una rete che in qualche modo tuteli il personale sanitario. Direttore, lei ci ha naturalmente ascoltato, per far sì che questi medici possano svolgere il loro lavoro in maniera ottimale c'è bisogno di una perfetta macchina organizzativa, insomma bisogna colmare quelle lacune che esasperano in ogni caso il cittadino, anche se naturalmente è ovvio, è anche inutile sottolinearlo, la violenza va sempre condannata, senza se e senza ma. Assolutamente sì, la violenza va sempre condannata e sono molto d'accordo col fatto che si diceva sia nel servizio, ma lo ripeteva anche l'amico Bruno Zuccarelli, che la mossa di mettere dei presidi di pronto soccorso, nei presidi di pronto soccorso il posto di polizia è un'istanza che noi da tempo abbiamo fatto, ma è una misura che da sola sicuramente non è sufficiente. Noi ci auspichiamo di essere interlocutori e collaboratori col sistema dello Stato, a cui compete la competenza costituzionale di salvaguardare l'incolumità pubblica, all'interno della quale è compresa anche l'incolumità degli operatori sanitari, che oggi sono maltrattati non solo dal punto di vista fisico, ma anche normativo ed economico. Quindi questo fenomeno, che va sempre condannato, è anche figlio di una situazione di crisi e di carenze che si riverbera poi sull'attuale dotazione degli operatori destinati a curare. Con l'amica Pina Tomaselli, quando stavamo all'interno dell'unità di crisi, abbiamo passato tante notti alla disperata ricerca di operatori, di posti letto nei periodi Covid. Quindi noi ci aspettiamo, lato sanità, dal livello centrale, un maggiore investimento, una maggiore dotazione di risorse. E lato Ministero Interno una maggiore attenzione e collaborazione e dialogo con gli operatori della sanità per organizzare al meglio queste postazioni di salvaguardia. Certo, insomma, soltanto con l'aiuto di tutti si può arrivare all'obiettivo che è la cura del paziente e la tutela naturalmente del personale sanitario. Le chiedo, secondo lei, il riconoscimento come di ufficiale giudiziario al di pubblico ufficiale al sanitario potrebbe essere un ulteriore passo? Ma sì, potrebbe rappresentare un altro tassello per far sì che l'escalation di violenza possa, diciamo così, avere un altro deterrente, ma credo poco produttivo. Quello che bisogna fare è investire nel cambio delle regole, investire nel cambio della considerazione anche di natura economica. Noi dobbiamo pensare che oggi non si trovano medici di emergenza perché diciamo così, le norme non consentono di valutare appieno il grado di delicatezza del compito, che non può essere paragonato ad altre situazioni. Quindi va graduata anche la dotazione economica da riconoscere a questo personale piuttosto che una qualifica. Perché quindi, volendo sintetizzare, se non si fa così, direttore, noi provocatoriamente questi abbiamo fatto una legge poco fa di aumento da 60 euro a 100 euro del valore delle prestazioni aggiuntive per chi opera nei pronto soccorso, ma è una provocazione, una sfida a competenze statali che possono finalmente dare una giusta attenzione al problema. Quindi, praticamente sintetizzando, insomma, significa che questi medici fanno turni stressanti e sono poco remunerati. Claudia, una domanda? Sì, abbiamo una domanda. Un telespettatore chiede al direttore: io ho 3 bambini, purtroppo tutte le volte che li ho dovuti portare al Santo Bono è stato il delirio. È mai possibile che in tutta la regione ci sia un solo pronto soccorso pediatrico? Il Policlinico potrebbe avere un pronto soccorso pediatrico? Direttore, questa mi pare una bella domanda.
Sì, veramente una bella domanda ed è anche molto attuale perché noi proprio da 4 giorni ormai abbiamo chiesto alle aziende sanitarie di cominciare a predisporre il loro nuovo atto aziendale, la loro nuova riorganizzazione che impatta anche sia con l'organizzazione della rete ospedaliera che della rete territoriale. Il pronto soccorso pediatrico del Santo Bono è il pronto soccorso dell'ospedale regionale di riferimento, ma voglio dire, strutturazioni esistono anche presso altri plessi, anche di altre province al momento. Certo, è una situazione allo studio e che per organizzarla impatta col DM70. Noi abbiamo dei ecco, anche qui l'esigenza e il coraggio di cambiare le norme. Abbiamo dei target da rispettare a livello nazionale perché la rete prevista dal DM70 prevede un numero minimo di discipline, un numero minimo di posti letto da portate, cioè non è che c'è tanta autonomia organizzativa, eccetera. Noi stiamo riorganizzando anche facendo delle sfide a queste vecchie regole. Certo, però bisognerebbe dare un'accelerata per quanto riguarda l'apertura del pronto soccorso al Policlinico. Ne abbiamo parlato tante volte anche nel periodo più buio della pandemia, dove, Presidente, insomma, era necessaria veramente la collaborazione di tutti. Avevamo pazienti che non potevano più curarsi perché molte, strutture erano dedicate alla cura del Covid. E intanto magari l'apertura anche del Policlinico come accesso di pronto soccorso, ricordiamo che c'è soltanto il pronto soccorso ostetrico, cioè potrebbe essere sicuramente una decisione, insomma, un po' più rapida da prendere perché se ne parla, ma insomma ad oggi ancora non è realtà. Sicuramente sarebbe un grande aiuto. I policlinici sicuramente possono oggi implementare di più le reti tempo dipendenti e quindi aiutare molto di più le strutture come già stanno facendo, tentando di arrivare al regime dell'apertura dell'emergenza nei policlinici di cui ce n'è bisogno, anche perché noi siamo fuori dall'Italia in questo. Tutti i policlinici in Italia partecipano all'emergenza urgenza. È chiaro che bisogna naturalmente formare le persone per l'emergenza urgenza, quindi non si può fare uno schiocco di dito e partire domani mattina, ma sono convinto che la Regione incrementerà molto le reti tempo dipendenti. Reti tempo dipendenti significa l'infarto, significa l'ictus, significa alcuni traumi che possono andare lì al policlinico e possono decongestionare l'emergenza. Però la grande criticità che hanno detto un po' tutti quanti, cara dottoressa, mancano le risorse umane. I medici non vogliono più partecipare ai concorsi, i medici di medicina generale vanno in pensione prima perché sono stanchi e alcuni che vincono il concorso dopo pochi mesi vanno via. Questa è la grande criticità. È una criticità perché il medico ha paura molte volte e nel pubblico non si sente più sicuro e adeguato. E quindi si ritorna a quel problema della sicurezza, di cui prima. Vorrei ricordare, non è retorica, dire che nei 2 anni della pandemia 400 colleghi hanno perso la loro vita e a Napoli provincia 40 colleghi hanno perso la loro vita mettendosi in prima fila a mani nude quando non c'erano le mascherine, quando non c'erano qua. Questa non è retorica. I medici non vogliono arretrare, però non possono diventare vittima di un sistema. Assolutamente condivisibile la sua analisi, vedo Claudia pronta con una domanda. Sì, un telespettatore chiede appunto al presidente Zuccarelli: ci sono pochi medici, è colpa del numero chiuso all'università? Assolutamente no, su questo do una risposta precisa. Ci sono studi della Federazione Nazionale dell'Ordine del 2011-2012 dove sui tavoli ministeriali dicevamo che le borse di specializzazione e i corsi triennali di medicina erano insufficienti. Si può pensare di incrementare un poco il numero degli iscritti, ma quello che mancano gli specialisti e mancano i colleghi che hanno il corso triennale di medicina. Su questo bisogna lavorare. L'anno scorso il ministro, non voglio fare pubblicità, il ministro dell'epoca ha incrementato le borse di studio di specializzazione, ma i risultati li vedremo tra 4 anni. Il problema è che nel frattempo Dobbiamo dare una i colleghi vanno una via. risposta ai cittadini. Noi abbiamo una rappresentante dei medici di base, insomma, veramente è difficile per voi operare. Avete un numero di pazienti enormi da seguire e non ci sono medici di base, è difficile. Addirittura c'è Pisciotta, questo comune del Sì. Salernitano, dove 600 pazienti non hanno più il medico di Sì. base. In effetti, a luglio scorso la Regione ha assegnato 420 carenze,
Ovviamente dando 3 mesi di tempo ai colleghi per aprire lo studio. La cosa che abbiamo notato, il dato che ci preoccupa, è che molti di loro al momento dell'assegnazione hanno accettato e poi nei mesi che dovevano aprire lo studio si sono tirati indietro. Questo perché? Perché praticamente hanno capito e visto le difficoltà di impiantare uno studio, di avere tutte le incombenze burocratiche. A questo proposito devo dire che in Regione siamo in un momento veramente importante, perché il fascicolo sanitario elettronico per il quale noi siamo pronti da circa 20 anni, perché noi per 20 anni abbiamo lavorato, da 25 anni per l'esattezza, lavoriamo con la cartella clinica elettronica, quindi i nostri percorsi sono tracciabilissimi, quindi ci siamo offerti con grande generosità per il fascicolo sanitario elettronico ed è importante che tutti gli altri settori, le altre categorie del mondo sanitario partecipino a questo percorso, perché questo ridarà al medico di medicina generale il ruolo che non è quello dei trascrivere, cioè, quello che hanno fatto. Diciamolo gli altri a chiare lettere, c'è, cioè, il direttore che ci ascolta. Il medico di base deve, diciamo, riappropriarsi della propria centralità, perché è un presidio importante, perché è il primo tassello di una catena, diciamo, che poi, ecco, ingolfa il pronto soccorso. Quindi il medico di base non può essere ridotto ad uno scrivano. Però qua un po' di storia, nel senso che noi abbiamo avuto 12 anni di commissariamento, dove al medico di medicina generale fondamentalmente si è chiesto di fare il filtro rispetto all'accesso alle risorse sanitarie, no? E quindi il medico di medicina generale ha dovuto trascrivere, filtrare, eccetera. Ora è necessario invece un cambio di passo, è necessario che il medico di medicina generale faccia il clinico del territorio, perché con l'aumento delle cronicità, con l'aumento dell'età media, è evidente che noi abbiamo un territorio pieno di malattie croniche che devono essere gestite, e devono essere gestite dal clinico del territorio, che non deve trascrivere le ricette del collega. Allora, dottoressa, la interrompo per chiedere alla direttore: è possibile, è ipotizzabile in tempi relativamente brevi, mi rendo conto di tutte le problematiche, che il medico diventi centrale e che tutti coloro che hanno, mi riferisco agli specialisti ambulatoriali, ai medici ospedalieri, hanno la possibilità di prescrivere le terapie che consigliano ai pazienti, che possano fare un certificato medico e il paziente non si trovi costretto, uscito dall'ospedale, andare dal medico di base che gli deve scrivere quella medicina che gli ha prescritto lo specialista, o farsi fare il certificato medico perché è stato operato in una struttura e il medico non può fare il certificato? Allora, su questo do una risposta di grande attualità. L'abbiamo ormai previsto con una delibera di qualche settimana fa, che adesso anche gli specialisti ambulatoriali interni, i medici ospedalieri, sono titolari del diritto di prescrivere. Stiamo allestendo la piattaforma informatica perché si possano accogliere tutte le prescrizioni, con le solite resistenze che una piccola parte ovviamente di specialisti dice: ma io non ho fatto il corso di formazione, eccetera. Voglio dire, sembrerebbe che non va in linea con la dignità della maggior parte dei medici, che non penso che abbiano bisogno di fare un corso di formazione per fare una prescrizione informatica o per mettere in un fascicolo sanitario elettronico quella che è una ricetta, che oggi sono questi i numeri che consentono a livello romano di consigliare una regione. Io mi voglio riallacciare a quelle ultime cose che sono state dette in ordine alla carenza. Diceva Zuccarelli, il ministro pro tempore della sanità aveva dato un aumento delle borse dei medici dell'assistenza, che vedremo tra un po'. Io voglio dire che, fatto 100 il numero delle borse messe a bando dal Ministero della Salute, il 40% sono state scelte, il 60% sono andate deserte, quindi noi vedremo un risultato del 40%, perché è un ruolo non attrattivo. I medici di medicina generale che mancano, noi 2 settimane fa abbiamo bandito 390 zone carenti di continuità assistenziale, ne hanno accettate 111. Allora il problema sono regole e risorse, e rendere di nuovo attraente e attrattiva la professione in alcune sue specifiche necessità. Noi non possiamo trattare chi va
in un pronto soccorso oppure in luoghi, in funzioni che hanno una specificità e un case mix particolare, allo stesso modo di chi ha una vita ordinaria. Ne possiamo trattare il corso di formazione dei medici di medicina generale dando un contributo di formazione che è la metà di quello riservato per quelli che riguardano invece quelli universitari. Il problema è di regole che bisognano di essere rivisitate, così come ancora oggi in Regione Campania, così come in tutta Italia, vale la regola che la spesa per il personale non può superare quella del 2004, siamo nel 2023, del 2004 diminuita dell'1,4%. Quindi significa che se anche facciamo i target e occorrono per ogni posto di letto 3 infermieri, se nel 2004 ne potevamo pagare 2, noi dobbiamo togliere un infermiere e non assicurare sanità sicura. Quindi regole nuove, regole coraggiose, maggiori investimenti e piena disponibilità a collaborare, anche nel minimo del target, ma almeno questo ci deve essere riconosciuto. Claudia, una domanda per il direttore? Sì, ci chiedono da casa, ci sono medici di base con oltre 1000 pazienti, non pensa siano troppi? Anche molti di più di 1000, cioè, anche arrivano a 1800. Allora, al momento noi abbiamo medici di base con 1500 pazienti, che è il target ordinario, e che in via straordinaria credo che sia portato a 1800, ma solo per un fatto, perché ci sono migliaia e centinaia di migliaia di cittadini che sono senza medico di base. Quindi nelle more di dare quelle risposte organiche di cui parlavo proprio poco fa, è gioco forza quello di tentare di supplire a questa carenza chiedendo un sacrificio a quelli esistenti di allargare la loro platea di assistiti. Direttore, prima di salutare le posso chiedere una cosa, l'app salute funziona? L'app salute? L'app Campana in salute funziona? Ah, assolutamente sì, noi abbiamo fatto un investimento straordinario con Sinfonia, con l'unione di tutte quelle che sono le piattaforme informatiche che erano variegatissime, che non si parlavano tra di loro, che non erano interoperative, perché un'azienda non sapeva cosa faceva l'altra, eccetera, e abbiamo poi aperto il fronte all'utente. Oggi noi abbiamo queste app e questa portale che consente a tutti di fare le specifiche operazioni che sono previste all'interno del manuale, che si può scaricare in ogni momento, cambiare il medico, fare una prenotazione, eccetera, e sono strutturate anche affinché la persona meno, diciamo così, addetta a queste competenze possa operare per il tramite del nipotino, che è già più, quindi non c'è manco la limitazione specifica. Prima di salutarla e ringraziarla, mi può rispondere brevemente su una cosa? Con i fondi del PNRR sarà possibile riformare anche in Campania la sanità territoriale? Bella domanda. Dunque, noi sappiamo che il PNRR ha dato all'Italia circa 180 miliardi di euro e alla sanità sono andati 19,1 miliardi. Quindi questo è ancora un altro aspetto che denota l'attenzione che deve crescere per il mondo sanitario, deve essere più centrale per la politica nazionale. Con questi fondi noi dobbiamo costruire o riattare strutture, ma la regione, che all'inizio non ha mai dato il consenso per far sì che l'assenso sia unificato per tutte e 20 le regioni, è stata proprio la Campania, perché ha denotato l'assenza di risorse destinate agli operatori che devono operare all'interno di queste strutture nuove, costruite o riattate, dicendo vabbè, poi ci vanno i medici di medicina, i medici convenzionati, eccetera eccetera. Ma io credo che anche qui bisogna fare un discorso verità per far sì che una parte importante di fondi da destinare sia proprio quella rivolta ai maggiori operatori, che sia nel territorio che nelle strutture ospedaliere devono essere più degnamente retribuiti e devono ritornare a venire a lavorare esaltando la passione che li ha sempre contraddistinti. Direttore, noi la salutiamo, la ringraziamo, le auguriamo buon lavoro, insomma, e speriamo che veramente si possa risolvere il problema in maniera ottimale, sempre a tutela della salute dei cittadini. Arrivederci, buona serata. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Allora, Presidente Zuccarelli, insomma, lei rappresenta tutta quanta la categoria, quindi sente le lamentele dei medici di base, degli ospedalieri, piuttosto che dei medici di emergenza, perché abbiamo il 118, che è un altro problema enorme, perché noi abbiamo parlato della sicurezza dei medici, abbiamo detto che metteremo i presidi almeno nei grandi ospedali, ma il medico dell'emergenza che va in casa del paziente, il potenziale, tra virgolette, nemico, come lo tuteliamo?
Il medico dell'emergenza, prima di tutto dobbiamo incrementare i numeri, perché le ambulanze che sono sul territorio sono assolutamente insufficienti e inadeguate, e questo porta a un tempo di latenza per l'intervento, e questo indispettisce naturalmente l'utenza quando questi colleghi arrivano sul posto. Si è naturalmente constatato che quando un'ambulanza non è medicalizzata quasi sempre significa ricovero in ospedale, perché i colleghi filtrano determinate attività. E poi la sicurezza potrebbe essere, perché si è ipotizzato in alcune aziende, ma non penso che sia andato al regime, telecamere a circuito chiuso per ogni operatore quando lavora, in modo tale che si possano riprendere naturalmente quello che si fa, soprattutto sull'ambulanza, perché eventuali aggressioni possano essere riprese. Questo può essere naturalmente una forma di tutela, ma penso che bisogna anche lanciare uno stimolo alla Regione, perché molte volte noi diciamo lo Stato lo sa. Beh, la Regione forse dovrebbe fare una grande campagna stampa di promozione per dire cosa si deve aspettare dal medico di medicina generale, dal distretto, dal 118, dalla guardia medica, non avere prestazioni inappropriate. Il collega Scotti ieri ha fatto una riflessione in un comunicato: come mai durante la partita di Napoli-Juventus sono crollate enormemente le richieste di prestazioni in emergenza? Ci sono allora richieste di prestazioni improprie? Può darsi che ci sono. Questo è un bel punto di domanda. E allora vuol dire che la Regione forse deve educare che il 118 non si chiama per il trasloco dei mobili, cosa realmente accaduta e relazionata. Non si può chiamare per un capogiro che può essere risolto. Quindi bisogna naturalmente educare e formare le persone, perché ci sono sicuramente richieste inappropriate. In collegamento con noi anche il collega del Mattino, Ettore Mautone, che si occupa della sanità a 360 gradi. Buonasera Ettore, grazie per essere collegato con noi, ben trovato. Non abbiamo il ritorno audio in studio di Ettore Mautone. Quando sarà ripristinato il collegamento ce lo dite. Andiamo avanti con Pina Tommaselli, medico di base. Abbiamo detto, parlavamo di appropriatezza delle prestazioni e anche appropriatezza delle prescrizioni. Quanto è difficile per voi medici dire ai vostri pazienti: questa medicina non te la posso scrivere perché è inappropriata? Si crea anche un conflitto tra medico e paziente, e talvolta voi siete aggrediti anche non solo verbalmente, ma insomma quasi si sfiora il contatto fisico. Ed è per questo che salutiamo con grande gioia il fascicolo sanitario, perché è giusto ed è necessario che ogni medico abbia la responsabilità. All'università ci hanno insegnato che un atto medico è fatto da un'anamnesi, da una diagnosi e da una prognosi, anche ritornando al certificato, no? E allora, se l'atto medico, qua c'è il dottore Zuccarelli, il presidente del nostro ordine, un atto medico completo non può essere frazionato. La prognosi, parlando di certificazione, è evidente che tocca a chi ha fatto la diagnosi. È del tutto anomalo che il paziente venga dal medico di medicina generale per farsi dare i giorni all'INPS. Non è corretto, certo, dal punto di vista deontologico. È un cortocircuito. È un cortocircuito, così come la prescrizione degli esami. C'è una storia diffusa che io ho denunciato nelle varie sedi. Una TAC coronarica oggi, i maggiori imprenditori della Regione Campania, perché ora è il momento di guardare in faccia la realtà dura e pura per com'è, prescrivono, e ho le carte per questo, vai dal tuo medico, la TAC coronarica, come sapete tutti, non è rimborsabile. Vai dal tuo medico e fatti scrivere questi due codici, cioè significa indicare e incitare all'inappropriatezza. I codici riguardano la TAC toracopolmonare e l'angiotac. C'ho le carte per dire questo. Sì, è arrivata anche in redazione. In tutta la Regione Campania sta accadendo, sì, questo. Non è più possibile. Il medico di medicina generale deve spiegare, mi capita di litigare col mio paziente per dire: guarda, però io non posso farti l'attack toracopolmonare perché devi fare l'attack coronarica. Allora, il ragionamento, l'attack è a pagamento, l'attack coronarica costa 2,50, però vai dal medico e fatti scrivere questo, non è più sostenibile. Però dottoressa, a fronte di questo, la dottoressa Pina Tommaselli dice no al paziente. Il paziente va online, cambia il medico e va dal medico che, certo, tiene meno pazienti.
e quel medico magari trova l'escamotage e scrive, quindi è anche un po' ed è per questo che il fascicolo sanitario, che renderà tutto tracciabile, farà venire fuori l'inappropriatezza, chiunque la faccia. Ettore, ci ascolti? Eccomi, buonasera a voi, buonasera, saluti al presidente Zuccarello e alla dottoressa Tommasi. Allora, insomma, stiamo parlando un po' del problema della materia sanitaria di cui tu ti occupi per le pagine del Mattino. È veramente una situazione difficile, medici aggrediti, ma c'è bisogno anche di alzare un po' l'asticella della qualità, ma non dei professionisti perché è indiscutibile, ma del sistema organizzativo. Beh, questo senza dubbio, perché il concetto chiave è che le aggressioni, al netto di fenomeni culturali, di subculture delinquenziali che sono al di fuori dei canoni della civiltà, vedono sempre più protagonisti pazienti, persone, comunque congiunti di pazienti che aspettano ore e ore in un pronto soccorso con un corredo di ansie e di paure rispetto al proprio stato di salute, che la dicono lunga sul fatto che comunque queste, diciamo, lunghe attese sono figlie di una sottodimensionalità del livello di personale necessario per fronteggiare afflussi così numerosi. Ovviamente tutto questo rientra in una spirale negativa che è dovuta al fatto che il filtro del territorio si basa soltanto sulla medicina di famiglia, sostanzialmente su quello che i pazienti riescono ad intercettare. Ovviamente poi c'è anche una deriva di chi pretende, vorrebbe una prestazione immediata per fugare un dubbio diagnostico o qualcos'altro che prevederebbe un percorso su livelli non ospedalieri e trova più comodo andare direttamente in pronto soccorso. Però tutto il cortocircuito, che poi non è soltanto un fenomeno campano, un fenomeno nazionale, è quello di vedere in un pronto soccorso di grandi dimensioni come il Cardarelli, ma in tredicesimo in tutti gli altri delle altre prime linee della rete, degli accessi inappropriati per l'80%, come prima diceva Zuccarelli, durante le partite queste, ma anche durante il Covid, durante certo. Le fasi più acute del Covid non c'erano accessi in pronto soccorso, se non quelli ovviamente in immediato pericolo di vita, a cui si dovrebbe dedicare il personale che è in prima linea. Tutto questo andrebbe ricucito. Ovviamente il fatto repressivo, quindi la presenza di un posto di polizia nelle prime linee, è un deterrente, ma è soltanto uno dei tasselli per mettere a regime, a riordinare la rete. Certo, da solo non è sufficiente, da solo certamente non è sufficiente. Una domanda, Claudia? Sì, una domanda per la dottoressa Tommaselli. Ci chiedono quanto è stato importante il ruolo dei medici di base durante la pandemia. Sì, io credo che è stato fondamentale, molte volte non sufficientemente sottolineato, ma i medici di medicina generale, se vogliamo usare questo come indicatore, sono quelli che in pandemia hanno pagato il maggiore tributo di sangue, nel senso che sono morti più medici di medicina generale. Questo a sottolineare quando siano stati in trincea e molte volte senza presidi. I presidi sono arrivati dopo, perché certo bisognava prima darle agli ospedalieri che dovevano intubare i pazienti, ma le prime fasi noi le abbiamo vissute corpo a corpo e a mani nude. Presidente Zuccarelli, insomma, come se ne esce da questa situazione? Bisogna sollecitare la regione, insomma, ci sono tanti progetti sulla carta per sostenere il personale sanitario, ma insomma, di concreto al momento c'è ancora molto poco. Voi continuate ad essere esposti a rischi e i pazienti continuano a non avere un'efficienza del servizio che sarebbe necessaria e doverosa. Questo è sicuramente vero, perché i pazienti soffrono una situazione molto critica della sanità pubblica, ma questo è dovuto appunto perché noi continuiamo a avere tanti Ferrari testa rossa, tante auto, ma non abbiamo gli autisti, non abbiamo i piloti di Formula 1, non abbiamo i medici e gli operatori che possono lavorare ed essere in prima fila. Per quanto riguarda le certificazioni e le prescrizioni, vorrei dare una piccola notizia positiva. L'Ordine dei Medici ha fatto un tavolo istituzionale dove tutte le cosiddette anime, medici, medicina generale, specialisti ambulatoriali, distrettuali, universitari, ospedali, hanno condiviso un documento che abbiamo presentato all'avvocato Postiglione. Mi dispiace che in questo momento non lo... però gliel'abbiamo detto, perché è stato condiviso da tutti i medici.
Quindi nessuno si può tirare. La prescrizione e la certificazione è un atto medico, però bisogna anche dire una cosa: se i carichi di lavoro nelle strutture pubbliche sono molto pesanti e io lavoro in pronto soccorso e devo fare, ho gli assistenti amministrativi che mi possono dare una mano darmi una mano al computer? Ci sono tutte le postazioni fuori. Questa non è una scusa. E questa è una fotografia. Bisogna realizzare il fascicolo sanitario. Come dice la collega Tommasi, è questa la chiave di volta. Però dobbiamo, se da una parte diciamo che i carichi di lavoro sono esorbitanti, naturalmente dobbiamo anche dare una mano nelle strutture pubbliche per fare questo tipo di lavoro. Per fortuna si sono fatti concorsi per amministrativi. La riflessione magari è che questi amministrativi vengono utilizzati per l'assistenza, diciamo, delle procedure e magari non vadano in posto un po' più comodo. Insomma, in questo senso la digitalizzazione dovrebbe aiutare, anche perché come sono oberati i medici del pronto soccorso, a cui va tutto il nostro rispetto, sono oberati anche i medici base che magari hanno 1800 pazienti, uno studio infinitamente pieno, e arriva non il paziente per essere curato, ma arriva il paziente e dice: dottoressa, lei mi deve prescrivere 5 giorni di malattia. Dice: perché gli devo scrivere il certificato? Sta anche non calcolando che noi abbiamo un grande collega che è stato scoperto da alcuni anni, che si chiama dottor Google. Perché i cittadini molte volte chattano su Google e scoprono una serie di situazioni. Le prestazioni indotte sono anche dovute a questo, perché volte le persone arrivano: io ho saputo dal mio vicino, io ho saputo dal mio amico. E quindi, perciò dico, l'educazione e la formazione della cittadinanza a usare bene le risorse. Tu dal medico di medicina generale devi andare per chiedere questo, non puoi andare a chiedere quello che hai visto sul perché nell'isoletta sperduta dell'Oceano Indiano. Il problema è che poi ci vorrebbe forse anche un controllo per quanto riguarda il facile cambio del medico di base. Bisognerebbe chiederne la motivazione. Nel momento in cui online si biffa "voglio cambiare medico, punto", bisognerebbe chiedere perché vuole cambiare medico. Allora, se il paziente scrive "perché non mi ha prescritto la medicina", dice: no, tu non lo cambi, altrimenti rimani senza. Cioè, ci vuole anche un po' di coraggio talvolta, perché altrimenti non si esce dall'imbuto. Ettore, il presidente Zuccarelli proponeva una grande campagna, diciamo, anche informativa. Tu dalle tue pagine cerchi anche di informare correttamente i cittadini su tante tematiche, ma insomma sono duri a comprendere, o forse c'è qualcosa che non funziona? Non sentiamo Ettore, purtroppo. Mi sentite? Ora ti sentiamo, sì. Dicevo che in effetti ci sono due aspetti. Ci sono delle persone che vogliono essere informate, che chiedono, chiamano, spesso mi contattano per avere chiarimenti anche su quello che scrivo. Di recente ho fatto un articolo sulla possibilità che i pazienti oncologici abbiano la prescrizione direttamente dallo specialista, dall'oncologo, e questo può avvenire quindi in un centro ospedaliero, anziché andare dal medico di famiglia. Può essere fatta una prescrizione degli esami di controllo pre e post chemioterapia, per esempio, all'interno di un pacchetto di prestazioni che funziona nella situazione patologica. Mi è stato chiesto da un paziente dei chiarimenti su chi, come, quando, i documenti a cui poteva far riferimento, per avere questi chiarimenti, anche perché questo si legava in qualche modo ai tempi di spesa. Qualcuno ha letto male, forse titolo mal fatto, sta di fatto che i tempi di spesa non c'entrano nulla, però c'entrano nella misura in cui queste prestazioni fatte all'interno di una struttura pubblica non vanno ad incidere sul tetto di spesa a cui sono sottoposti i soggetti accreditati, e quindi c'è una maggiore capienza per chi invece si rivolge a delle strutture territoriali. Questo paziente mi ha ringraziato, diciamo, di avergli risposto. Quindi c'è una grande fame di informazione in campo sanitario, e io credo che essere molto precisi, anche documentare quello che si scrive, è fondamentale. È fondamentale. Ettore, noi ti salutiamo, ti ringraziamo e ti auguriamo buon lavoro. Arrivederci. A risentirvi presto.
Arrivederci. Allora, insomma, dottoressa, lei quando vengono i pazienti e le chiedono qualcosa che lei non può fare oggettivamente, insomma, ha avuto anche delle situazioni di pericolo? Di pericolo, allora, diciamo che il rapporto medico di medicina generale assistito in genere è un rapporto basato sulla scelta e sulla fiducia. Per cui si può sempre dire, come quando veramente non ci si capisce con il paziente, cambi medico. E io spesso lo dico quando non mi intendo col paziente. È evidente che se da una parte uno dice al proprio paziente cambia medico perché questo non te lo posso fare e tu non capisci che non te lo posso fare, dall'altra parte ci deve essere la disponibilità del medico. Cioè se il paziente percepisce che tu hai preso in carico la sua salute e se dici un no, è un no ben documentato nel suo interesse o nell'interesse della sanità pubblica, ti segue. Se non si... così per le vaccinazioni, così per i tamponi, così per tutto. Se non si capisce questo, ovviamente il rapporto diventa conflittuale. Però noi ne usciamo dicendo cambia medico e se non cambi tu ti vado a ricusare io perché questo la legge me lo consente. Però questo significa fare il medico, stare sui problemi, prendersi cura e là lo fermi perché lui si rende conto che ci tiene alla sua salute. Se dici no è perché no. Certamente i momenti conflittuali arrivano. Mi è capitato, in pandemia è capitato più volte di dover chiamare anche i carabinieri presso lo studio. Però diciamo che rispetto alle altre categorie noi siamo più protetti da questo rapporto fiduciario. Medico, questo rapporto di fiducia medico-paziente. Claudia? Sì, abbiamo una domanda per il presidente Zuccarelli. Proprio un medico ci scrive: i medici di oggi sono anche costretti a subire processi e a difendersi. Devono pagare assicurazioni salatissime di tasca loro. L'Ordine non ha mai pensato di scendere in campo con delle convenzioni? Beh, questo fa parte più di associazione. L'Ordine è un ente sussidiario dello Stato e quindi le convenzioni non deve essere un ruolo, lo può fare più un sindacato. Penso che invece bisogna lavorare, non dico per la depenalizzazione, perché qua ci sta una resistenza degli avvocati penalisti, anche di quelli esperti della Costituzione, ma sicuramente per renderla più lieve. Qualcosa si è fatta con la legge Gelli Bianco, ma sicuramente non è stata risolutiva, e quel problema delle assicurazioni va calmerato, perché alcune discipline pagare 15.000, 20.000 euro l'anno è veramente un onere estremamente pesante e tra l'altro in questo mercato estremamente libero, alla prima segnalazione magari l'assicurazione rescinde il contratto. Questo è sicuramente un vulnus sul quale naturalmente il Parlamento ci deve e ci può lavorare, perché questa è una grande debolezza per i medici e questo è uno dei motivi per cui i medici non scelgono più alcune professioni, assolutamente, insomma, pensiamo all'ostetrice e alla ginecologia. Cioè, pagare 15.000 euro di assicurazione e che magari non ti copre nemmeno il danno, perché noi siamo arrivati anche secondo me ad un'esagerazione nei risarcimenti, perché bisogna anche poi rendersi conto che il medico che opera in scienza e coscienza non può essere sottoposto ad un procedimento penale con una causa che dura 10 anni. E si possono vedere pagine di giornali dove sedicenti studi dice, segnala eventuali casi di mala sanità. Noi abbiamo questa pubblicità anche di noti attori. E tra l'altro non spendi nulla. Esatto, noti attori che hanno fatto questa pubblicità. Mi chiedo, gli ordini competenti verificano questi professionisti che offrono la loro prestazione a costo zero fino al saldo? E allora questo naturalmente ci insospettisce molto. Molto ci insospettisce e molto bisognerebbe lavorare su questo, perché io ritengo che questo sia un altro elemento che faccia fuggire i medici dalla professione. Assolutamente sì. Perché ripetiamo che abbiamo un sistema giudiziario, purtroppo, ahimè, forse è una delle criticità del nostro paese, la lungaggine dei processi. Perché io posso anche essere messo sotto processo, ma io 1/2 anni voglio essere libero, su la mia vita non 100 denunce può essere penali. Condannata. Solo un medico risulta responsabile penalmente. Però deve aspettare 10 anni. Questo ci fa capire che interessi ci sono. Assolutamente. Claudia? Sì, abbiamo una domanda per la dottoressa Tommaselli. Ci chiedono perché un medico di base fa fatica a prescrivere analisi e farmaci. Non è più come una volta.
Un attimo, prima che la dottoressa Tomaselli risponde, abbiamo in collegamento anche la collega del Sole 24 Ore, Annarita D'Ambrosio, da Milano. Buonasera Annarita, grazie per essere collegata con noi, ben trovata. Ben trovati a voi, grazie per l'opportunità di intervenire in questo dibattito sinora molto interessante per un fenomeno che riguarda molto anche la città di Milano, riguarda tutta Italia. Assolutamente. Come avete vissuto voi la pandemia? Cioè la medicina del territorio in Lombardia non è che ha funzionato tanto, è stato questo proprio il problema principale? Sì, perché nel periodo pandemico, io penso soprattutto ai primi due mesi, quelli nei quali siamo davvero stati reclusi in casa senza capire nemmeno di che cosa si trattasse, le scene nelle farmacie aperte erano quelle di lunghissime code di persone che chiedevano delle informazioni, perché la medicina del territorio era in qualche modo, si era in qualche modo dissolta, scomparsa, probabilmente perché non erano stati forniti gli stessi medici di opportunità di dare delle risposte per un male che ancora non si conosceva. Io, Fabiola, agli ospiti però volevo sottoporre una questione che riguarda Milano. In alcuni ospedali di Milano, il Policlinico e il Niguarda, per il personale sanitario sono stati predisposti dei corsi per gestire i conflitti, perché la situazione del pronto soccorso è la situazione che è risultata quella più pericolosa. I pronto soccorso pieni di pazienti e un'aggressività per le attese lunghissime di cui sono stata anche io stessa vittima. Quindi ecco, questi corsi per il personale sanitario di gestione dei conflitti possono avere un senso? Allora, Presidente, brevemente rispondiamo alla collega perché siamo in chiusura di trasmissione, sono un po' sporati i collegamenti. Con però, un flash le rispondo subito. Corsi di comunicazione l'Ordine li sta facendo, perché una cosa dobbiamo dire, noi medici non sempre sappiamo comunicare al meglio. Non ci tariamo molte volte con i cittadini, però dottoressa le voglio dire che nell'ambito dell'emergenza, perlomeno in alcuni ospedali, nelle strutture sanitarie, si possono gestire i conflitti gestibili, ma i conflitti determinati dalla camorra o da atteggiamenti camorristici, questi non sono gestibili dai corsi di comunicazione. Chiediamo di rispondere alla dottoressa anche alla domanda da casa, brevemente. Allora, rispetto alla domanda da casa, voglio dire che in effetti un medico di medicina generale, così come tutti i medici, deve scrivere e prescrivere secondo scienza e coscienza. Non può rifiutarsi di scrivere quando le richieste sono congrue, quando si tratta di terapie oppure quando si tratta di esami che sceglie e condivide, e quindi mi pare strano che i medici non vogliano prescrivere. Si scrive quando poi le richieste sono incongrue e inappropriate, è evidente che il medico deve rifiutarsi di scrivere. Per quanto riguarda il discorso dei pronto soccorso, come diceva giustamente Scotti ieri in questa provocazione, ma e questo in tutta Italia, quanti accessi impropri ci stanno ai pronto soccorso? E allora c'è un altro fatto che non diciamo e dobbiamo dire fino in fondo. Oggi abbiamo difficoltà molte volte per fare un attack, un eco, anche economiche. Quindi è un escamotage. Diventa un escamotage. E diventa anche meno oneroso dal punto di vista economico. Perché adesso il collega che sta in pronto soccorso, per il problema anche perché è gravato dalla medicina difensiva, che è un altro grande problema. Gli accessi inappropriati dovrebbero pagare un ticket. È chiaro che il paziente se lo squadra e se lo inquadra dalla testa ai piedi, facendo tanti esami. Dopodiché questo significa tempo, significa consumo di risorse e significa utilizzo improprio delle risorse stesse del pronto soccorso. E allora quella cosa che facevamo tanto tempo fa di far pagare i vari codici non è tanto sbagliato, insomma, è comunque un deterrente. Perché sarebbe necessario questo deterrente a questo punto, visto che è diventato un modo per andarsi a fare un po' di esami, quello di andare in pronto. E visto che insomma i conti non tornano nelle tasche di tutti i cittadini, quindi l'escamotaggio è dietro l'angolo. Certo. Noi salutiamo la collega da Milano, Sole 24 Ore, Annarita D'Ambrosio. Grazie per il tuo intervento, Annarita, buonasera. Buonasera a voi, grazie. E ringraziamo anche i nostri ospiti
Pina Tommaselli, medico di base, già componente dell'unità di crisi per l'emergenza coronavirus in Campania. Tutti i telespettatori di Televomero la conoscono perché ci ha guidato in questi due anni difficili di pandemia. Il presidente dell'Ordine dei Medici, Bruno Zuccarelli, grazie. Grazie Claudia, ricordiamo gli indirizzi mail per la prossima puntata che sarà dedicata al turismo e alla chiusura di Procida, capitale della cultura, un anno di successi, cosa rimarrà, tanti gli ospiti in studio, tanti servizi che manderemo in onda. Claudia. Sì, potete contattarci tramite il numero WhatsApp di Televomero 339-4628-565 o tramite l'indirizzo email redazione@televomero.it. Potete seguirci anche sui nostri canali social Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, scaricare la nostra app sui vostri dispositivi mobili Televomero, visitare il sito www.televomero.it. Grazie Claudia, buonasera anche a te, buonasera a tutti i telespettatori di Lente di Ingrandimento. Ci ritroviamo qui mercoledì prossimo per parlare, abbiamo detto, di turismo. Buonasera a tutti.